Siamo con l'assessore Bagattin del comune di Rovigo, 24 giugno con Viva la Vita, una serie di concerti in giro per la città. Sì, già dal titolo penso sia significativo di quanto sarà vissuta, partecipata, ricca di eventi questa giornata, appunto sabato 24 giugno, in tutti i luoghi della città risuonerà musica di tutti i generi, suonata da complessi di diverse, insomma, organizzati in maniera diversa, blues, classica, le classi del conservatorio, le scuole a indirizzo musicale, Ente Rovigo Festival, insomma una partecipazione, il conservatorio ovviamente a 360 gradi, una grande collaborazione da parte sia degli uffici dell'amministrazione, quindi gli uffici del teatro, una persona di Milena, ma poi tutto l'ufficio stampa, il sostegno dell'amministrazione, tutti gli enti coinvolti, la Fondazione Cariparo che addirittura mette a disposizione un biglietto calmierato per visitare la mostra di Palazzo Roverella quel giorno. Vivi la Vita, che si concluderà la festa della musica in un evento collettivo in piazza 20 settembre, quindi valorizzazione della nostra città, coinvolgimento dei nostri studenti, dei musicisti, professionisti e non, per vivere insieme un momento di arte e di musica. Siamo con Edoardo Bottazzini, il direttore artistico del Teatro Sociale. Viva la Musica, questo festival del 24 settembre, come è stato organizzato e dove si svolgerà? Buongiorno a tutti, torna la Festa della Musica anche nella città di Rovigo, una rassegna promossa dall'Assessorato alla Cultura e realizzata con tanti partner che si mettono a disposizione per questo che è un evento nazionale, un evento che porta la musica in tutta la città, vedete dal programma, non solo in teatro, non solo nei palazzi, ma nelle piazze, e che coinvolge trasversalmente dalle scuole di indirizzo musicale ai conservatori, al jazz, al blues, ai cori, all'anima corale che a Rovigo è sempre molto attenta alle nostre proposte, per un programma fitto dalla mattina alla sera che porta la musica in tutte le sue sfaccettature, anche in ambienti inusuali, pensiamo all'androne delle poste, alla loggia di Palazzo Nodari, al ridotto del nostro teatro sociale. È un lavoro quindi questo veramente molto capillare, molto importante, che è stato realizzato proprio dal teatro con tutte le realtà cittadine, con la scuola Casalini, e in particolare un ringraziamento lo merita Milena Dolcetto del nostro teatro, che ha curato la rete, ha curato la programmazione di tutta questa manifestazione. A